Sì, grazie, grazie Gigliola. Vi parliamo dal Poggio, conferenza stampa anticipata di Gaetano Oteri. Ricordiamo il posticipo in programma lunedì sul campo dell'Entella. Deve ripartire il Pescara dopo la sconfitta interna con la Reggiana. Indisponibili Drudi, Rizzo, poi gli squalificati di Ambo e di Gennaro. Ci sarà l'esordio in campionato del giovane Alessandro Sorrentino, classe 2002, già protagonista nel match di Coppa con il Grosseto, ma soprattutto Oteri ritrova Pompetti, che ha saltato le ultime quattro partite di campionato. Torna a disposizione anche Frascatore, vedremo se sarà impiegato dal primo minuto dal tecnico biancazzurro. L'impellente necessità di difendersi meglio, troppi 11 gol subiti nelle prime 7 partite. Partiamo da qui, conferenza stampa di Oteri. Per il calcio che giochiamo abbiamo preso 4 calci di rigore contro in 7 partite. Se manteniamo questa media sarebbe un record, su 34 partite, fate un po' il conto, una ventina di calci di rigore contro, quindi sono tutti fatti estemporanei. È chiaro che qualche errore lo commettiamo di lettura di alcune situazioni, però non lo vedo come un grande problema, perché come ho detto prima, abbiamo qualità per essere solidi. L'ultima partita, non è che io mi voglio lamentare perché non rientra manco nelle mie abitudini, ma nell'ultima partita sono due o tre episodi che saranno visti nel mondo arbitrale, saranno visti per decenni, che saranno di esempio, e sono capitate a noi. Non doveva essere espulso Di Gennaro, questo sì, però una squadra che pensa di voler vincere il campionato a pochi minuti dalla fine, in inferiorità numerica, non può prendere gol in quel modo. Lascia 40 metri di campo alle spalle dei difensori con un lancio. No, ma sono d'accordo, non esagerare, sbagliamo alcune cose perché lì in quel caso siamo con l'uomo in meno. Però commettiamo un errore perché lì Memusciani non deve partire, siamo con l'uomo in meno in quella situazione, anche se poi questa palla la recuperiamo. Però poi commettiamo un errore di lettura, anche se Lanini parte in una posizione non evidentissima di fuorigioco, ma poi non c'è neanche calcio di rigore. No, perché allora questa è una squadra che ha una sua fisionomia, ha carattere perché non molla mai, riesce a recuperare i risultati, vince anche alla fine, ha una buonissima condizione fisica. Forse, ma questo è soltanto insomma il mio dubbio, bisogna trovare il quid medium, un equilibrio tra le due fasi? Ma noi cerchiamo di giocare un calcio equilibrato, noi con i giudizi che sentenziano dobbiamo andare molto calmi, perché bisogna essere in grado di leggere e di inquadrare quello che lei dice. Noi stiamo bene dal punto di vista fisico, non è che le partite che abbiamo recuperato, vinto alla fine, li abbiamo fatte soltanto sotto l'aspetto caratteriale, è perché ci abbiamo delle idee e andiamo calmi con le sentenze. Non sono sentenze, sono dei dubbi. Lei, l'allenatore, ci aiuta a capire. Sono solo domande. I dubbi, è normale che uno se li debba porre, però ci sono anche tante certezze. I dubbi, la domanda che lei ha fatto prima del perché, l'interpretazione sul 2-2 con l'uomo in meno di andare a accompagnare un'azione che serviva anche poco accompagnare, perché la partita è alla fine. Certo che sì, abbiamo sbagliato. Poi già il lunedì abbiamo parlato, abbiamo analizzato alcuni aspetti, fra uno di quelli che lei ha detto, che non dobbiamo fare. Io dell'arbitro non ho proprio parlato. Purtroppo ci è capitato, così come ci è capitato un altro episodio eclatante con la Vispesero, anche quello andrà. Per 10 anni lo faranno vedere nei raduni arbitrali come è capitato a noi. Vabbè. Nel 2002 il Pescara in C perse un campionato per 3 metri fuori gioco a Catania. Possono sbagliare. No, voglio dire, cioè, 3 metri fuori gioco. Lo so, questo non è il momento delle partite dentro o fuori, deve avere capacità di analisi. Le cose che abbiamo detto ne abbiamo tante di positive, perseveriamo e miglioriamo su quegli aspetti positivi, eliminiamo alcune piccole cose di cui abbiamo portato anche alcuni esempi. Ecco. Che squadra è Ventella? Una squadra che ha qualità, una squadra che come noi ha preso anche dei gol, ma una squadra che ha sostanza, che ha qualità anche offensive oltre che difensive. Una squadra che per adesso non ha impattato bene la categoria. Valdifiore è 9 giorni che non si allena, quindi di che parliamo? È fuori?
Non si allena, non si allena perché c'è un problema. Perché c'è un problema, quindi... No, dico, lo possiamo mettere nella lista degli indisponibili? No, adesso i convocati poi li riceverete, oggi è venerdì, però io sto dicendo i fatti.